La Polizia di Stato di Torino, nell'ambito di un'articolata indagine sviluppata dalla locale Digos e coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha eseguito, in collaborazione con gli omologhi uffici info-investigativi di Padova, Modena e Vicenza, 14 misure cautelari nei confronti degli storici leader di Askatasuna, dei principali referenti dell'ala più oltranzista del movimento Notav, di noti militanti di Askatasuna, nonché di esponenti antagonisti di Modena, Parma, Vicenza, del Centro Sociale Guernica e del Centro Sociale Bocciodromo, resisi responsabili dei reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamento, travisamento e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Nel medesimo contesto operativo sono state altresì eseguite dai poliziotti della Digos 16 perquisizioni delegate dall'autorità giudiziaria di Torino, nei riguardi anche di alcuni militanti di Askatasuna denunciati in stato di libertà nel medesimo procedimento penale.